appunto ringraziare il Parlamento Europeo, Ufficio Italiano e Remind per questo premio, appunto, e per l'idea di istituire un premio in un anno così complicato e difficile per tutte, per tutti, soprattutto per l'economia italiana, i mercati italiani. Lavorando in Consob, chiaramente abbiamo avuto tutte le ricadute di questa pandemia che appunto ha un carattere globale e mondiale, che si sono in qualche modo dimostrate e sviluppate nel senso di aumentare la volatilità dei mercati. Abbiamo avuto tantissimi interventi che hanno aiutato invece la liquidità dei mercati e sicuramente dobbiamo fare attenzione al momento in cui speriamo il prima possibile tutti, la pandemia sarà in qualche modo tenuta sotto controllo, risolta e quindi si ritornerà alla normalità. Tutti gli interventi straordinari verranno meno e si ritornerà alla situazione precedente. Da questo punto di vista sono, diciamo così, ospite anche di importanti società del mercato immobiliare. Devo dire che la situazione attuale con i tassi vicino allo zero, vuoi per gli interventi delle banche centrali, sicuramente rende interessante questo tipo di investimenti. E il mercato si presenta dinamico e si presenta anche un mercato che comincia a essere all'attenzione della normativa europea di settore, sì, in maniera specifica, non soltanto in maniera diciamo perché società quotata o perché fondo comune. E quindi devo dire insomma che le sfide saranno moltissime, però ecco, diciamo così, la trasparenza e la funzionalità dei mercati finanziari, a maggior ragione diciamo nel futuro della nostra borsa valori che entrerà a far parte di un sistema federale europeo, sarà interessante da osservare. Grazie.